È un grande motivo di orgoglio e anche di emozione tornare qui insieme in questa piazza, qui dove 3 milioni di persone scrissero una pagina che nessuno ha scordato in difesa dei diritti dei lavoratori, di tutti i lavoratori, e dove assieme rispondemmo alla follia disumana del terrorismo. È una soddisfazione averla riempita ancora una volta, e non era scontato per niente aprire un tavolo vero di confronto, un tema di forma. Non è una questione di metodo, ma di sostanza. Vuol dire farla finita con l'autosufficienza, vuol dire essere disposti ad ascoltare e a dialogare realmente, vuol dire riconoscere quel senso del limite di sé che in democrazia ognuno deve saper avere, compreso per quello che ci riguarda il sindacato. Quello che propongo è un tavolo che possa affrontare 4 problemi. Il primo, le politiche industriali e gli investimenti, a partire dalle aree di crisi e dal Mezzogiorno. Abbiamo chiesto nei giorni scorsi un incontro sul piano industriale della Fiat. Abbiamo chiesto e aspettiamo il tavolo sulla chimica. Stiamo affrontando e chiedendo, rispetto a tante crisi aziendali, incontri che ritardano. Un tavolo in cui possiamo discutere seriamente delle prospettive industriali del nostro Paese. Secondo, discutere, cifre alla mano, sulla capienza e congruità degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione ai redditi per i precari, per i quali ancora oggi non è previsto nulla, e vedere di poter avere in maniera condivisa un blocco effettivo dei licenziamenti di fronte alla crisi in tutte le parti del Paese. Terzo, un tavolo per discutere la condizione e il reddito degli anziani e dei pensionati che, come ha dimostrato la grande manifestazione dello SPI a Roma, sono i grandi dimenticati di questa crisi. E infine, il tema della giustizia fiscale, della lotta all'evasione fiscale, della restituzione di drenaggio fiscale a chi fa per intero il proprio dovere. Penso che su un tavolo di queste dimensioni e con queste caratteristiche CISL e UIL possano essere d'accordo con questa richiesta, perché i temi sono comuni e perché abbiamo bisogno di riaffermare il peso di tutto il sindacato confederale per difendere i precari, i lavoratori e i pensionati. La divisione su questi temi non può essere quella che abbiamo registrato fino ad oggi, perché la crisi riguarda tutti, tutte e tutti, e ci chiede di restare uniti. Naturalmente penso che anche Confindustria avrebbe interesse a un tavolo vero di confronto. Noi stiamo attraversando una crisi che, come tutti confermano, è davvero molto grave, unica, molto profonda, che dal settore finanziario si è estesa all'economia reale, cioè all'occupazione, alla vita delle aziende e alla condizione di reddito di chi perde il lavoro o degli anziani. Allora, di fronte a questa crisi, tutti i governi l'affrontano guardandola in faccia e facendo politiche molto forti di sostegno agli investimenti, a chi perde il lavoro, e politica di difesa dei redditi. Il nostro governo ha fatto un'altra scelta. Dice sostanzialmente che la crisi passerà rapidamente, che non c'è da preoccuparsi, e in ragione di questo non fa nulla. Ora, qui proprio è la questione.
Il governo dice che non c'è una vera crisi perché questo diventa un alibi per coprire le cose che non sta facendo. La nostra opinione è che se non fai le cose giuste il paese uscirà dalla crisi più diviso, con una parte più povera e un sistema produttivo più indebolito. Partecipare per contare le scelte, partecipare per dire al governo che non può affrontare la crisi in questo modo, partecipare perché il paese non torna indietro. In quell'indietro, che segna un po' la nostra manifestazione, c'è tante cose che noi temiamo. Rimettere in discussione la prima parte della Costituzione, rimettere in discussione i diritti conquistati sulla sicurezza del lavoro, sugli spazi della contrattazione, avere risposte per la difesa per chi perde un posto di lavoro, per la condizione di un precario, evitarci di trovare una situazione francamente insopportabile, che coloro che pagano più tasse sono i ceti più poveri del Paese. Chiudiamo questa nostra intervista con un appello ai giovani, ad esserci e a partecipare. Sì, perché noi non vogliamo soltanto dire le cose che non vanno, noi vogliamo anche chiedere al governo le cose che il governo deve fare. Noi stiamo ponendo tanti problemi concreti. Oggi un precario che perde il lavoro, ancora oggi, non ha copertura. Se un lavoratore finisce la cassa integrazione guadagni ordinaria, non sa cosa deve fare. C'è un problema di reddito che non puoi risolvere per gli anziani soltanto con